Ciao ragazzi e bentornati, questa è la live reaction del derby della Mole di Torino. Quindi Juve-Toro, formazione particolare, gioca Barrenchea dal primo minuto, l'uruguaggio finto, no, argentino. Curioso di vedere un po' come giocherà questa Juventus. Insomma, due argentini, due serbi là davanti che potrebbero incidere pesantemente sulla partita. Prima di iniziare, tanti like, mi raccomando. Forza, 1000 like, ci arriviamo. Dai, per la prossima reaction. E vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E scaricate la Puan Football, partner del canale, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. Highlights a fine partita, avete tutto là, gratuitamente, link in descrizione. E ora, insomma, in bocca al lupo a noi. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Partiti ragazzi, forza, forza e coraggio. Il rigore della Juve. La partita di Miraggio che a girare con Buongiorno che ha anticipato che era Mo che lo mette dentro. Gol di Caramò al volo, subito. Minchia ragazzi. Che dormita sul calcio d'angolo. Solo, ma come cavolo è possibile? Cioè Bremer scappa in avanti. Vlahović forse lo tiene in gioco. Pienamente in gioco. Ah, possibile fallo di mano. No, secondo me no. Buono, buono. Ci dobbiamo sempre complicare la vita con gli approcci del cavolo, Mamma mia, ragazzi. Ballerini dietro. Forza, forza ragazzi. Bravo Kostic. Stavo andando al bar singo tutta la partita. Dai, guarda Todoro. Dai, 1-1, forza, forza. Bel gol ragazzi, nulla da dire, eh. Stanno giocando meglio, punto, c'è poco da dire. Siamo inguardabili. Passivi. E la becchiamo in quel posto, come è giusto che sia. Che nervi. Ilic, gran palla. La Bremer dorme completamente. Gol di Danilo. Dai, pareggiata subito. Raga, ritmo, serve ritmo e basta essere passivi, cazzo, Dai. Dai. Bello andare agli spogliatoi col due pari preso, Ehi, nettamente dentro. Molto bello il gol, ragazzi. E Milinkovic-Savic stava per fare un mezzo miracolo. Ragazzi, era dentro così, Beh, però, bel derby, Sto 2-2 così. Non mi sarei mai aspettato un numero così importante di gol. Fine primo tempo. Una Juve che riprende la partita e dorme. Prende la sberla, si risveglia e riparte. Serve invece un atteggiamento diverso. Serve l'atteggiamento un po' più propositivo, un po' più cattivo. Se li lasciano giocare, cioè il Toro gioca bene, è già la seconda squadra al campionato per possesso palla. Vediamo di non complicarci troppo la vita. Forza ragazzi. Secondo tempo che sta iniziando ora, forza ragazzi. Speriamo bene. Non ci posso credere ragazzi, cosa si è mangiato Vlahović?
che inizia di secondo tempo. La ceduta da questa spalla. Lancio regolare. Gran palla per Fagioli, gran passaggio di Fagioli. La qualità comunque della giocata. Forza, dai. Che vuole restituirlo a Radovic, riesce a girarsi il numero 49. Puntare Quadrado, passa il suo cross. Rodriguez lotta, la palla è della Juve. Parre di Cia. Chiama Alessandro per un'uscita prudente. Rabio anticipato da Linetti, un po' di spazio per Miraggio, piede di tacco, vede Linetti in sinistra di Linetti. Mamma mia ragazzi. Radonjic, non è finita l'avanzata. Da un'uscita sbagliata di Alessandro, Avrebbe fatto un golasso Linetti. Buona partita di Barrenecea. Forza ragazzi! Che gol ragazzi, Due gol da calcio d'angolo. Si è fatto perdonare, ecco, almeno questo. Forza ragazzi, questo è l'atteggiamento giusto. Questo qua prova ad infiammare la sua gente, si gira contro la palla aperta verso Kostic. Vlahovic finta di verso il primo palo, proprio sul secondo, la palla di Kostic arriva, stava arrivando anche Chiesa. Opa! Cosa stava facendo Paul? Che strazio di partita, dai! Vabbè, secondo tempo buono, ma il primo ci ha fatto tribolare non poco, dai! Rimontata e ribaltata, bravi ragazzi! Tanto c'è il check del VAR, perché potrebbe averla toccata a Bremer e Rabiot era un pelo più avanti. Forse è dietro Rabiot, non lo so, boh. Eh sì, è davanti, la linea del pallone è, cioè, insomma, è dietro la linea del pallone, mi sembra così Rabiot. Si sembra leggermente davanti, ma poi dopo deve essere una cosa. Non si capisce neanche perché non ci sono inquadrature decenti. E gol. Dai, 4-2. Finisce così, Torino e bianconera ancora una volta, bravi ragazzi per il secondo tempo. Male il primo, ma il secondo di buona fattura, con tante buone cose, ecco, non male. Ragazzi, ci vediamo alla prossima reaction, sempre fino alla fine. Forza Juve.